edizione del Festival Nazionale Maiella Cabaret. Maurizio Di Marco, direttore artistico della compagnia teatrale Il Monello. Tre parole sui vincitori di questa sera. Bene, questa sera innanzitutto voglio fare complimenti a tutti i partecipanti perché sono stati davvero tutti bravi, la giuria sicuramente ha avuto difficoltà nel valutare poi quelli che sono stati i vincitori. Giuria, insieme alla giuria, anche il pubblico naturalmente. Che dire, sono tre generi di comicità differenti. Per quanto mi riguarda, ho cercato di fare in questa kermesse un gioco registico appunto mirato alla differenza tra i vari gruppi, perché spesso da concorrente mi capita di andare in festival dove ci sono solo ed esclusivamente monologhisti, mentre nel nostro festival abbiamo messo un duo, un trio, monologhisti, performer comici, e questa cosa a quanto pare ha ripagato, perché è stata apprezzata sia dal pubblico con la vittoria dei Fidelis, questa giovanissima coppia che si è formata da poco ma artisticamente già valida e che sono davvero molto promettenti, la giuria, la critica che ha dato il premio ai pluripremiati Trichotites, che insieme a me hanno vinto appunto il Festival Cabaret Amore Mio di Grottammare. Per quanto riguarda Oscar Strizzi, giustamente è stata per me una scommessa mettere sul palcoscenico, scegliere un comico che comunque non usava il linguaggio della parola ma bensì il linguaggio dei gesti. La comunicazione esiste verbale e non verbale, quindi perché non far ridere anche senza dire una parola? Charlie Chaplin è uno dei più grandi attori comici della storia mondiale e nei suoi film non parlava, eppure è stato Charlie Chaplin, quindi ho pensato di inserire anche lui. Faccio un augurio a tutti e tre e ringrazio Palombaro, grazie. E qui con noi il sindaco Consuelo Di Martino. Com'è andata la serata, il festival? È andata benissimo, i ragazzi sono stati bravissimi e la serata è stata un successo, questo lo devo soprattutto all'impegno, devo riconoscere soprattutto l'impegno dei ragazzi di Cresimene che ormai da 5 anni organizzano questo bellissimo evento che porta tanta gente, è stata una bellissima serata. Spero che così come anno per anno la manifestazione è stata sempre più curata con eventi all'interno di essa sempre più curati, credo insomma, e spero che anche per l'anno prossimo si riuscirà a fare meglio. Grazie mille. Grazie. My name is Watts. What's your name? My name is Watts. Perfetto. Watts è Maurizio Borgogni. Sì, what's up? Borgogni. Borgogni. Avete partecipato a questo? Io sono dell'idea comunque che andare alla ricerca del successo è sbagliato. Perché cercare il successo è vivere al passato. Se è successo, è successo. Sì, sì. Non è che uno sta a cercare cosa è successo. Inutile fare è un successo. Salto nel passato, poi ti sporchi tutto il pomodoro. Non è il caso, secondo me. È stato bello, loro due sono stati tra i più bravi. Premiati e quindi li ringraziamo bravi. Perché adesso si sono presi anche quest'onere di fare l'intervista a tutti i partecipanti. Grazie, grazie Palombaro, ma grazie anche a te Subacqueo. È bello vivere sott'acqua. Ciao. Ciao. Oscar Strizzi, il vincitore del Maiella Cabaret. Che emozioni hai provato? Il pubblico ti acclamava. Sono contentissimo, anche perché in Abruzzo, non ho, in Abruzzo in generale, ma comunque fuori Abruzzo faccio qualcosina, prendi apprezzamenti. In Abruzzo non ho mai fatto nulla di... E vincere un premio è una gioia infinita. È fantastico. Grazie Palombaro. I Trichotites, i vincitori del premio della critica qui a Palombaro, al Maiella Cabaret. Come l'avete presa questa vittoria? Beh, bene, è una vittoria, dunque direi bene. Ci siamo divertiti parecchio a farlo. L'organizzazione è stata molto gentile, vabbè, solite cose che si dicono. No, stiamo bene, il posto è bello, siamo contenti, la gara è stata bella, tutti i comici in gara erano bravi. L'ospite era un ospite di tutto rispetto. I rostakelle erano buoni, la pizzonta pura. E niente, sicuramente se avremo occasione ritorneremo perché ci siamo trovati molto bene. Offriamo la comicità che diverte noi, che fa ridere noi. Naturalmente il premio è della critica, quindi hanno sicuramente visto in voi qualcosa di originale, quindi il tipo di comicità sicuramente non è... Beh, veniamo da un'altra parte, nel senso noi veniamo qua, vediamo dei comici che su da noi non si vedono, ci fa molto piacere, altri tipi di comicità. È bello, veniamo da lontano ed è bello anche mischiare un po' tanti generi, tante cose. Certo. Da noi certe cose magari ci sono e noi le importiamo. È bello, no? Ci piace. Va bene ragazzi, allora un grandissimo in bocca al lupo. Grazie anche a voi, crepi. Cristiana Mafucci è qui con noi, l'ospite qui questa sera del Festival di Palombaro.
Che cosa ne pensi? Ne hai pensato del livello dei comici in generale? Beh, è sempre bello vedere che ci sono forme diverse, no? Di comicità, per cui insomma giovani che stanno dando sempre più soddisfazioni, per cui insomma sempre positivo quando si fanno i festival, è un modo di confrontarsi e di crescere. Grazie mille. Grazie, ciao. I Fidelis che questa sera hanno vinto il premio del pubblico. Ragazzi, allora, reduci da questa vittoria, che ne dite? Diciamo che questa sera è andata benissimo, il pubblico si è divertito, questa è la prima cosa per noi, e poi abbiamo testato un pezzo che sinceramente è molto giovane, infatti non lo portiamo da molto tempo in realtà. Certo. Un pregio e un difetto l'un dell'altro. Un pregio e un difetto, allora, il pregio è che siamo riusciti in pochissimo tempo a mettere su questi 10 minuti, e quindi per noi è una grande cosa, dato che lui ha la prima esperienza di cabaret. Io invece ho fatto diverse cose e quindi diciamo che sono stato il regista della situazione e ho diretto la sua performance. E un difetto dei Fidelis, beh, il fatto che... un difetto, Francesco, non mi viene. Abbiamo difetti? Si confessano no. Troppo raramente, magari, può essere. Può essere, ma in questo momento ti diciamo che tutti i difetti sono difetti, già stati un difetto confessati. C'è un difetto c'è, siamo brutti, purtroppo questo lo dobbiamo dire. Sì, beh. Non veniamo qui, parla per sé. Ah, ok, scusa. Vogliamo dire il tuo canale sì, YouTube? Francesco Ferente, potete cercarlo con nome e cognome e vedere tutti i video relativi alle attività che svolgiamo. Perfetto. C'è qualcos'altro da aggiungere, Francesco? Beh, direi che il premio dice tutto. Bravi ragazzi, grazie, complimenti. Grazie a Palombaro, Festival Maiella Cabaret, quinta edizione. Grazie. Grazie Palombaro, vi voglio bene. Grazie. Ho detto grazie. Grazie Palombaro.